Non riesco a vederti, ma so che ci sei. Lo sento. Stai girando qua attorno da quando sono qui. Mi piacerebbe vedere la tua faccia, giusto per guardarti negli occhi e dirti quanto è bello essere qui. Solo per toccare qualcosa. Questo è freddo. Fa sentire bene. Qua giù è bello fumare, prendere un caffè. E se lo fai insieme è fantastico. Oppure disegnare. Vedi, prendi una matita e fai una linea scura. Poi ne fai una chiara. E l'insieme è bello. O quando hai le mani fredde, se le sfreghi così, insieme, è bello. Fa sentire bene. Ma tu non sei qua giù. Io sono qua. E vorrei che anche tu fossi qui. Vorrei che potessi parlarmi. Perché io sono un amico. Compagniero. Compagniero! Sono così felice di vederti. Come va? Bene. Ehi, non so perché, ma mi aspettavo uno molto più alto. Ancora più alto? Ancora più alto. Quant'è che... Minuti. Ore. Giorni, settimane, mesi, tempo! Ti do qualche dollaro, giusto per ripulirti un po'. Ce l'ho i soldi. Ah. Ho venduto qualcosa. La corazza, vero? È così. Quanto ti hanno dato? 200 marchi. Ti hanno derubato. Capita spesso, sai. Ora ti dico qualcosa. Torno indietro di 30 anni. New York City, in un negozio tra la 23esima e Lexington. Il tizio mi dette $500. Tu eri... Sì. Tu sei... Anche tu. Oh, sì. Ce ne sono un sacco come noi. Signor Falk, la sto cercando dappertutto. Siamo pronti per lei. Ok, David, vengo subito da te. Tu non sei l'unico, sai? Allora, adesso che cosa fai? C'è una ragazza. Ah, una ragazza, bravo. Ehi, aspetta. Volevi dirmi altro? Io voglio sapere tutto. Tutto quanto! Devi sbrogliartela da solo. Questo è il bello, caro mio.